Proseguono le indagini da parte degli inquirenti per accertare le eventuali responsabilità a carico di altre persone ritenute presumibilmente responsabili e coinvolte nell'operazione antidroga effettuata dagli agenti della Polstrada di Caltagirone congiuntamente agli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi. Il cerchio dunque non si sarebbe ancora chiuso, non sono esclusi ulteriori colpi di scena e il coinvolgimento di altre persone. Siamo nell'ordine di un controvalore economico compreso tra le 12.000 e le 15.000 euro. Per gli inquirenti dunque il lavoro prosegue. Intanto si conferma sempre più la tesi che Caltagirone viene considerata un centro nevralgico del traffico di stupefacenti in quanto sono svariate le partite di droga che stanno penetrando nel mercato illegale. Percepire che comunque il territorio di Caltagirone è invaso a percentuali sindacati dall'interland dei comuni che sono in interno.